Ciao Glitters e bentornati sul canale. Oggi diamo il via alla nuova rubrica I dolci slime di Alice. Esatto, Alice, spiegaci cosa farai esattamente in questo video. Beh, è molto semplice, realizzeremo dei dolci di slime. No, cioè, quindi questi sono ingredienti per lo slime, ma sembrano ingredienti per i dolci. No, no, infatti sono ingredienti per lo slime, poi ve li spiegherò man mano. Gli smushy mushy saranno i miei aiutanti, perché profumano di dolci e poi sono dei pasticceri molto esperti. Ah, ottimo. Smushy mushy, smushy mushy, smushy mushy. Bene, allora Alice, da cosa dobbiamo iniziare? Dunque, io direi di iniziare dall'albume, cioè la colla trasparente. No, oh, mi piace questa cosa. Quindi nella nostra ciotolina versiamo quella che è la nostra solita colla d'acqua. Con un po' di fantasia faremo finta che questa colla sia dell'albume d'uovo. Allora, quindi versiamo. Ok, non so quanti pancake debbano venire fuori. Vedremo. Penso che così possa bastare. Ok. Dunque io nei vari pancake aggiungo sempre un cucchiaino di miele. Questo non è altro che del semplice slime trasparente che abbiamo precedentemente preparato. Oh, ottimo Alice, io adoro il miele. Oh, guardate, mi è venuto benissimo. Grazie. E Alice, mentre prendo il miele, vogliamo spiegare come hai fatto questo slime? Oh, è molto semplice, con colla trasparente e bicarbonato. E poi del colorante giallo. Ah, è vero, sì, è super semplice. Prendiamo un po' di miele. Ed un cucchiaio, mi raccomando. Ehi, un attimo, non è facile. Ok, ci sono. Un cucchiaino di miele. Perfetto. Bene, adesso dobbiamo aggiungere un po' di bicarbonato di sodio, che con un po' di immaginazione sarà il nostro lievito. Oh sì, guardate Glitters, sembra proprio lievito. Allora ok, andiamo ad aggiungere il bicarbonato di sodio. Come per il lievito nei dolci veri, anche qui ne aggiungiamo solo un pizzico. Ed iniziamo a mescolare il nostro composto. Oh, adesso sembra l'uovo però. No vabbè, è troppo divertente questa cosa, sembra uovo. Poi Alice? Beh, nessun dolce viene bene senza un goccio di latte. E per il latte useremo la Vinavil. E latte sia. Ok. Penso che così possa bastare. No, ancora. No, d'accordo, d'accordo. Beh, la pasticcera è lei. Quindi. Ok, basta. Mescoliamo. Oh, perfetto. Adesso cosa dobbiamo mettere, Alice? Beh, ora ci serve un ingrediente che viene utilizzato davvero per fare i dolci. La maizena. La farina di mais. Farina in arrivo. No, vabbè, Glitters, io mi sto divertendo tantissimo a fare questo slime. È una cosa stupenda. Ok. Dunque lo slime pancake dovrà venire bello compatto, quindi ti suggerisco di mettere più farina di mais. D'accordo, ok. Molta più farina di mais. Va bene, e più farina sia. D'accordo. Mescoliamo, mescoliamo, mescoliamo il nostro slime, mescoliamo, mescoliamo, mescoliamo il nostro slime. Yeah! Più aria di gomito! Scusa, scusa, scusa. Ce la faccio, ce la faccio. Bene, Glitters, abbiamo addensato il tutto con la soluzione per lenti a contatto. E guardate qui. Glitters, è venuto un impasto perfetto. È troppo... Cioè, Alice è svenuta dalla contentezza, è troppo fiera del suo lavoro. Cioè, guardate quanto è bello. Non si rompe, è super elastico, è morbidissimo. Poi la consistenza è stupenda, cioè, non potete capire. Alice, best ricetta forever, ok? Ma adesso... Adesso devono diventare dei veri pancake. E ci servono i gessetti. I gessetti, i gessetti! Gessetti!
Allora, impiatteremo i nostri pancake in questo bellissimo piattino da tè. Quindi, allora, spezziamo, vediamo quanti pancake vengono, non lo so, però facciamoli allora. Cioè, guardate, non si spezza nemmeno se voglio spezzarlo. Ok, ora sì, perfetto. Allora, vediamo qui quanto viene grande. Allora, sì, ok, così mi piace. Dunque, questo lo mettiamo da parte. Schiacciamo un pochettino. Allora, iniziamo col prendere subito un po' di giallo e a spolverarlo sul nostro slime. Mi raccomando, è importante che iniziate prima dal giallo. Allora, però facciamo così. Metto il colore direttamente qua sopra, altrimenti ci riusciamo fra 30 anni. Siate molto 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 delicati, mi raccomando. Adesso passiamo all'arancione, sempre molto 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 delicatamente lo andiamo a sfumare, perché non è facile sfumare i colori su uno slime, però ci riusciremo. Con tanta pazienza, con tanta pazienza. Poi mettiamo anche un pochino di marrone giusto al centro e sfumiamo sempre molto 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 bene. Se sporcate da qualche parte non abbiate paura, basterà prendere una salviettina imbevuta e pulire. Così, vedete? Si pulisce tutto. Ecco qua, non è successo niente, non è successo niente. Ok. Allora, aggiunto altro colore marrone arancione per sistemare ancora un po' la sfumatura. E qui bisogna essere molto 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 delicati, glitters. Ecco, vedete come sta uscendo fuori più il colore pancakes. Però ci vuole un bel po' di pazienza. Ma volere è potere, e noi abbiamo potere. Ok, e ora impiattiamo il nostro primo pancake, guardate che carino! Ecco qui, lo mettiamo qui, perfetto, e adesso facciamo tutti gli altri. Promemoria, devo usare meno arancione scuro, ma vabbè, questo era il primo anche quando li faccio veri viene sempre malissimo. Oh, questo è venuto molto meglio. Secondo pancake pronto, l'ho fatto anche un po' più piccolino perché tanto poi lo slime tenderà ad allargarsi. Cioè, ma guardate, oh mio Dio! Non vedo l'ora di fare la torre di pancake. E voilà! Manca il burro e il miele. Oh, giusto, giusto. Tocco finale, abbiamo conservato un po' di slime bianco. Facciamo così. Ok. Lo mettiamo qui. No, vabbè! Anche se alcune parti sono sporche perché purtroppo i pastelli li hanno sporcate un po'. Ma non fa niente, l'effetto mi piace lo stesso. Poi mettiamo il miele, che è lo slime che abbiamo preparato in precedenza. Ma potete farlo anche più scuro per fare lo sciroppo d'acero o la cioccolata. Ok, è un po' freddino questo, ma riusciremo a metterlo. Oh mio Dio, vabbè, ma fa venire famissimo. No. Adoro, adoro. Ta-dan! Ecco i nostri pancake. Non vedo l'ora di giocarci. Wow, presto, devi giocarci subito perché i pancake si stanno unificando. È vero, è vero. Allora, adesso proviamo a giocarci. La prossima volta metteremo un po' più di farina di mais, così rimarranno un po' più compatti. Pronti? Oh my god. Oh, è una cosa stupenda. No, vabbè. È tipo stupendo. Ah!
Ok, andiamo con le mani. Wow. No, vabbè, è bellissimo. La consistenza, come vi dicevo prima, è veramente, veramente bella ed è stato super divertente giocarci. Vi ripeto, l'unica cosa, dovevamo mettere un po' più di farina così rimanevano un po' più compatti. Però comunque è molto bello e adesso sembra ancora di più un impasto. Questo ce lo conserveremo per fare qualche altro dolce, vero Alice? Eh sì. Oh, la consistenza è bellissima, è morbidissima. Poi sentite che bel rumore che fa. Vedete, è tutto molto vellutato. Bellino. Prossima volta ci mettiamo anche l'essenza. Ma da questo potremmo fare degli splendidi biscotti. Perfetto Alice, allora per il prossimo video faremo dei biscotti, ma guardate, sembra proprio pasta frolla! Dio, bellissimo! Bene Glitters, il nostro video finisce qui, noi speriamo tantissimo che vi sia piaciuto, fateci sapere se questa nuova tipologia di cibo slime vi piace, dateci le idee qui sotto nei commenti, mi raccomando, e se questo video vi è piaciuto mettete ovviamente un bel pollice in su. Cliccate qui per iscrivervi al canale e qui per non perdervi tutti gli altri video dedicati ai vostri giochi preferiti. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!